Il 6 gennaio di 35 anni fa, il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, viene ucciso in un agguato a Palermo sotto casa. È un agguato anche con delle caratteristiche molto, molto crudeli, perché erano presenti tutti i familiari, la moglie, i due figli, la suocera nella macchina. Viene ucciso da colpi di pistola da un killer sconosciuto. Il processo è un processo che si è celebrato in anni difficili, ma che non ha portato l'intera verità sulla vicenda, perché sono stati condannati come mandanti i principali boss mafiosi appartenenti alla cupola, Totò Riina, Pippo Calò, Bernardo Provenzano e così via. Però non si è mai riusciti a sapere chi è che ha sparato Piersanti Mattarella. Il motivo per cui ho scritto questa biografia è anche perché Piersanti Mattarella è un personaggio molto dimenticato. Quando si parla di martiri di mafia, ci sono sempre citati magistrati, poliziotti, tanti giudici. Ecco, e forse Mattarella all'interno di questi è quello ricordato meno. E io invece appunto ho voluto. Questo libro è nato anche un po' da una certa rabbia, perché i cattolici e i democristiani hanno anche i martiri nella mafia ed è triste che vengano ricordati così poco. Mattarella non era un politico antimafia nel senso che intendiamo oggi, cioè la sua non era un'antimafia delle parole, era un'antimafia dei fatti. Lui non faceva provvedimenti antimafia alla regione, lui diceva che se la regione funziona, se gli appalti sono corretti, se le ispezioni sono imparziali, se la gente lavora, se si taglia l'erba alle clientele, la mafia non trova terreno fertile. Questa era l'azione amministrativa di Mattarella, molto importante, e secondo me, anche poi guardando a quello che succede oggi, negli enti locali, nei comuni di Roma, è una lezione che va assolutamente riscoperta. È un grande leader, è un grande cristiano. Un uomo che ha pagato con la vita il suo impegno per una Sicilia diversa, sviluppata, libera dalla mafia e dai condizionamenti delle clientele.